Ed ora parliamo di arte, siamo a Cervasca dove sono in mostra 22 opere dedicate al burattino più amato del mondo, Pinocchio. I fiumi non bevono la loro propria acqua, gli alberi non mangiano i loro propri frutti, il sole non brilla per se stesso e i fiori non fanno la loro fragranza per sé. Or vivere per gli altri è una regola della natura. La vita è bella quando tu sei felice, ma molto di più quando gli altri sono felici per causa tua. La nostra natura è il servizio. Chi non vive per servire non serve per vivere. Con questa riflessione viene accolto il visitatore della mostra dell'artista italo-argentino José Luis Cicciò, allestita nella sala del comune di Cervasca. 22 opere in mostra fino al 4 marzo e riportate anche sul libro Sarà vero che Pinocchio, con il quale l'artista ha voluto riprodurre un viaggio del più famoso burattino del mondo attraverso l'arte, permettendogli di incontrare i grandi artisti del passato. Una delle cose che Geppetto vuole nel suo libro, de Collodi, proprio dice: io vorrei costruire un burattino per girare per il mondo, divertirmi e guadagnare anche soldi, no? Praticamente io così lo faccio girare per il mondo, perché queste opere raccontano un po' i cambiamenti dell'arte, giocando del Rinascimento al Surrealismo. E i bambini possono capire perché, conoscendo com'è il corpo del burattino, vedono questi cambiamenti, no? E lei racconta questa storia, questa evoluzione di Pinocchio in una tavola che ripercorre con i geroglifici, possiamo dire così, quella che è la storia a tappe e lo sviluppo, il passaggio da burattino a uomo. Sì, perché praticamente la storia di Pinocchio, quella scritta da Collodi, è lunga. È molto bella, ma lunga e profonda. E io, come so che un libro mondiale, che praticamente dopo la Bibbia hanno detto che è il libro più venduto, ho approfittato l'Egitto, con questi simboli si può giocare con i bambini, si può raccontare tutta la storia. Ecco, in questa sala c'è anche un omaggio scultoreo, un'opera è sua ed è proprio Pinocchio nel nascere quando viene, insomma, le prime lavorazioni del legno e poi ci sono anche altre opere che l'accompagnano, che non sono sue, ma che lei ha scelto perché. Sì, praticamente quella che lei dice prima, quella mi è venuta in mente facendo come questo pezzettino di legno, quando lo prende il maestro Ciliegia parla, e in un momento dice: c'è qualcuno qua dentro? Mi è venuto in mente che, logico, c'era qualcuno. E mi è venuta in mente anche l'opera di Michelangelo, quando dice che ha scolpito il David, dice: lui c'era già. Io solo l'ho tirato fuori, no? E qui un po' è così, è come che Geppetto ha tirato fuori Pinocchio, era dentro già. Apriamo una